YouTube, eccoci tornati con un nuovo video. Oggi la guida sul mitico Klepto GP, un mazzo che è diventato molto popolare di recente con l'introduzione della nuovissima patch 1.2 e che ho deciso di portare in streaming nelle ultime giornate. Un mazzo che ha performato molto bene, quindi sono contento di spiegarvi come si gioca. Molto divertente e allo stesso tempo molto performante. Quindi andiamo subito a vedere la decklist. Protagonisti Twisted Fate e GP, molto interessanti come carti control e anche midrange. E la win condition del mazzo è principalmente i nostri Riptide Rex, Ledros e il Dreadway, quindi per chi non la conoscesse, la mitica combo Dreadway con Ledros che andrà a fare tutta la vita del nostro avversario. Quindi se avrete Dreadway in campo, appunto Ledros andrà a zerare i punti vita del vostro avversario. Molto forte come mazzo, molto performante e allo stesso tempo divertente. Partiamo col Mulligan, Mulligan molto semplice di questo mazzo. Il primo è contro aggro. Aggro è calato di popolarità di recente, ma comunque ne girano ancora alcuni, quindi è importante sapere come mulligare. La prima carta che va mulligata è il Dreadway Deckhand, una carta che viene tenuta in praticamente qualsiasi matchup, un 2-2 che ci dà il barile, molto easy, ci buffa i nostri removal, quindi molto forte da tenere. Andando avanti abbiamo Make It Rain, scomba appunto con quest'ultimo, molto forte appunto contro le unità aggro in quanto fa 3 danni separati, quindi sicuramente un keep. Vilefist, ovviamente come al solito una delle carte più forti da tenere contro aggro, in quanto ci cura, ci dà un bloccante e fa da removal. Poi abbiamo il Grasp. Ovviamente una carta molto forte contro aggro in quanto ci cura e comunque può essere giocata addirittura a turno 3, quindi molto forte. Leva le minacce più noiose del meta, quali Jinx, Draven, contro i mazzi aggro. In generale è molto forte e adesso riesce a togliere anche il Bon Crurugi dopo che l'hanno, diciamo, nerfato. Andando avanti abbiamo Withering, ovviamente una carta molto forte contro aggro, fa un danno ad area, ci cura, molto forte, quindi ovviamente un keep. E come ultima abbiamo Twisted Fate. Twisted Fate è una carta che trovo molto versatile in quasi tutti i matchup, mi piace particolarmente contro aggro perché funge da removal e ci dà comunque un bloccante, quindi molto forte. Passando al midrange abbiamo sempre il Dreadway Deckhand, ovviamente molto forte anche contro midrange in quanto giocando di turno 2 è chiaramente molto forte. Lo Slotbot, molto interessante contro i mazzi midrange in quanto ha un body molto grosso, continua a buffarsi ogni turno, quindi può diventare una minaccia incombente per appunto quei mazzi che si basano sul board control. Poi abbiamo Twisted Fate, come prima ho detto molto versatile, fa board, fa removal, molto forte. Poi abbiamo Gangplank, ovviamente Gangplank molto forte contro i mazzi midrange in quanto ci dà un bel drop 5. Quindi un 5-5 delle statistiche ottime per un drop 5 e il barile che ci aiuterà a utilizzare i nostri removal. Poi abbiamo il Vilefist, questo è un keep che si tiene solo contro quei mazzi che vi vanno a giocare di drop 1 con 1 di vita, quindi ad esempio il Fleet Feather Tracker di Demacia, ovviamente, e altri mazzi che incontrerete che pensate giochino dei drop con 1 di vita. Come ultima carta abbiamo il Grasp, anch'esso si tiene solamente in alcuni matchup midrange, la maggior parte delle volte contro quei mazzi appunto che hanno dei champion con 3 HP oppure delle minacce che volete togliere che hanno 3 HP, quindi ricordate bene che è il vostro unico removal che va a fare, diciamo, un danno più alto degli altri. Ultimo mulligan, abbiamo quello dei control, sempre il solito Dreadway Deckhand, molto forte, va a giocare di turno 2, quindi mi raccomando è ottima chiaramente solamente nell'early game in quanto lo volete giocare subito. Poi abbiamo Ledros, Ledros molto forte contro i control in quanto è la nostra win condition, averlo di prima mano, visto che ne giochiamo solamente uno, è fondamentale. Non avendo molte chance di pescarlo, il mazzo pesca relativamente poco dal nostro mazzo, quindi il mazzo pesca molto ma dal mazzo dell'avversario, quindi non avendo molte chance di pescarlo è importante tenerlo. Gangplank ovviamente molto forte, stesso discorso di prima, è un buon body, è difficile da togliere e comunque mette molta pressure. Twisted Fate, molto versatile contro control, magari lo usate solamente per pescare, ma comunque rimane un body in campo che loro devono togliere al più presto, in quanto se si evolve diventa molto forte. Abbiamo Pilfer e Goods, molto forte contro i control, in quanto rubandogli le loro stesse carte riusciremo a fare del value. Lo Yordle Grifter, praticamente stesso concetto del Pilfer e Goods, e inoltre vogliamo vederlo prima perché poi vorremmo fare il nostro Rex a turno 8, quindi è molto importante vedere lo Yordle Grifter il prima possibile. Come ultima abbiamo il solito Grasp, tenetelo solamente chiaramente contro i mazzi che giocano di champ con 3 HP, quindi i soliti Ezreal, Karma, Heimerdinger e così via. Seguiranno le quattro fasi, vi spiegherò tutto lì, quindi enjoy!
Eccoci, siamo nell'early game. Chiaramente il matchup qui è contro agro, quindi abbiamo mulligato per tutte le cure che abbiamo e i removal economici. Ricordate che ovviamente anche il Degen è molto forte, in quanto essendo un 2-2 che ci dà un barile è molto interessante. Qua siamo obbligati a fare Vilefist, così da prevenire il danno che ci arriverebbe se no dalla 2-1. E prendiamo anche un bel 1-1 che ci va a bloccare il 3-1, quindi molto forte questa mossa. Come potete vedere, già siamo a turno 3, abbiamo preso solamente due danni, disponiamo ancora di due cure nella mano. Quindi molto forte. Ora giocheremo la Decand, chiaramente non avendo altre giocate. E abbiamo ancora l'opzione Magic Train, quindi molto forte. Se il nostro avversario opta per una giocata, diciamo, più sciame, quindi gioca più pezzi, abbiamo Magic Train per clearare, in quanto col barile farà due danni a tutti. Qua chiaramente non abbiamo fretta, possiamo passare tranquillamente. Il 3-2 si può bloccare senza problemi col 2-2. Qua il nostro avversario andrà a giocare il Bone Crew Rookie, chiaramente che adesso è un 1-3, quindi molto semplice da uccidere con il Grasp. Quindi optiamo per il Grasp, essendo comunque coperti appunto dal nerf che è avvenuto sul Bone Crew Rookie di recente. Se avesse ucciso il barile, comunque ci saremmo curati. Nessun problema. Ci siamo curati di 4, quindi siamo tornati full vita. Il nostro avversario continua a calare pezzi, ma abbiamo anche il Degen, appunto, come dicevo prima, per bloccare. Quindi non esitate a bloccare. Ricordate sempre contro aggro prendere meno danni possibili, nonostante vi facciate comunque un trade negativo, è importante. Qua siamo switchati al mid game molto importante per questo mazzo in quanto è una delle parti dove avete le carte più forti. Cercate di sviluppare degli slot bot per il mid game più grossi, quindi giocandolo ovviamente turno 3-4 sarà molto forte. Ricordate che TF può essere sviluppato in board già da turno 4 e mantenerlo in campo è fondamentale per usufruire del suo effetto da evoluto. Se riuscite a evolvere TF, ricordate che avete tante carte che vanno a pescare dal mazzo dell'avversario, TF riuscirà a vincervi la partita, quindi è molto importante evolverlo e contare su di lui come altra win condition. Qua, come potete vedere, stiamo cercando di difenderci, il nostro avversario non minaccia i nostri pezzi minimamente. Noi non vogliamo esporli in quanto slot bot comunque si va a ricalibrare ogni turno. E usiamo un po' di removal che abbiamo in mano. Il nostro avversario ancora non sa che abbiamo un grasp a 4. Ovviamente quando avete l'opzione giocate sempre le carte che non, diciamo, il vostro avversario non ha visto. Quindi le carte che avete pescato dal suo mazzo sono molto importanti da tenere come, diciamo, arma segreta. Quindi è molto importante l'effetto sorpresa che potete avere appunto dalle carte rubate dal mazzo dell'avversario. Qua il nostro avversario sta temporeggiando. Andiamo al late game molto forte di questo mazzo. Ricordate che il Dreadway è una carta pazzesca, appena la giocherete vi farà pescare GP, quindi molto forte e amplificherà tutti i danni che avrete nel mazzo, quindi sia removal, sia spari, sia pezzi in campo. Ricordate bene che amplifica tutti i danni, quindi anche ad esempio in questo caso delle nostre unità, molto forte sia per bloccare che attaccare, quindi sia in attacco che in difesa i nostri danni verranno amplificati, i nostri spari saranno amplificati e così via. Qua sta pensando di attaccare con l'Edros, chiaramente si accorge che il Dreadway va a eliminare il Ledros semplicemente bloccando con uno slot bot un TF e usufruiamo dell'effetto di TF appunto per clearare qua i due ragni. Molto forte Dreadway, soprattutto in combo con TF, in quanto andremo a fare due danni a turno d'aria, tre danni con lo stun, scusate, quattro danni con lo stun, molto forte. Qua il nostro avversario sta ovviamente in una situazione abbastanza disperata. Abbiamo un Atrocity in mano, quindi siamo abbastanza sicuri che ce ne sia al massimo un altro nel suo mazzo, quindi chance bassissime. E qua mettiamo una minaccia con i nostri pezzi per due motivi. Uno, abbiamo paura di Ruination, e due, se il nostro avversario si andrà ad overestendere per proteggersi, potremo usufruire di Ledros e chiudere la partita. Ricordate che la vostra win condition consiste in evolvere TF, giocare Ledros molteplici volte, giocare Ledros in combo con Dreadway, oppure giocare il vostro Rex, che è chiaramente una carta fortissima. Semplicemente potete vincere partite facendo control. Molto forte questo mazzo per fare control, fa un vantaggio pazzesco con le carte che rubano. Ovviamente abbiamo optato per la combo Dreadway Ledros per questa partita, una combo pazzesca e andrà a azzerare appunto i punti vita del nostro avversario. Quindi un mazzo molto divertente, tier 2, ma a un passo da essere uno dei mazzi più forti tra i tier 2. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo era il gameplay.
Questo era il video, ragazzi, spero vi sia piaciuto, spero di essere stato abbastanza esaustivo, se avete dei dubbi chiaramente chiedete tutto nei commenti, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e seguitemi su Instagram, ci vediamo in streaming, ciao ragazzi!